sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla via del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava verso il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie ed infermità nel popolo. Parola del Signore. Quante sollecitazioni arrivano dalla parola di Dio. Quanto è bello poter ascoltare la vivacità, il colore, la larghezza, l'ampiezza di una parola che è sempre attuale e soprattutto collocarla, situarla in tempo del nostro tempo, in ragione delle ragioni della nostra vita. Certo, è una parola scritta millenni fa, ma ha una attualità sorprendente, perché essendo parola di Dio, per chi ci crede ancora di più, prova ogni volta a smuovere dentro di noi i significati più profondi per dare ragione e senso alla nostra vita. Noi diciamo di essere cristiani, bene, lo siamo per cultura, lo siamo per tradizione, lo siamo perché altri hanno scelto per noi di esserlo. Invece qui si chiarisce bene che tu sei e puoi essere davvero cristiano se scegli tu. Tu puoi essere davvero discepolo di Gesù ad una sola condizione, che alla sua chiamata, che non è una chiamata collettiva, non deriva da una cultura in cui vivi, da uno spazio ambientale o storico, familiare, che ha scelto per te, che ti ha costretto senza violenza ad essere quello che sei. Certo, favorisce la scelta, ma senza la tua scelta personale, quell'adesione personale che ti permette di convertire la tua strada. E questa è una parola importante che, detta da Gesù, non suona come semplice mutamento etico. Il cristianesimo non è una scuola di buone maniere. Il cristianesimo non è una filosofia di una vita migliore dal punto di vista della bontà, della generosità. Certo lo è, perché è inevitabile dire che quando tu parli d'amore parli di un modo diverso di cogliere, di interpretare, di leggere la vita. Però diciamocela tutti, figliolini miei, non è che una persona che non crede in Dio non necessariamente debba essere fuori ed escluso dal fatto di essere una brava persona, un uomo d'amore, un uomo generoso. Sarebbe presuntuoso da parte nostra pensare che quelli che non credono come crediamo noi siano persone non per bene, che non siano persone oneste. Dire conversione, convertitevi, in questo caso, proprio in ragione di quello che ci
stiamo dicendo, il senso e la direzione della nostra vita. Non vuole Gesù dire, mi raccomando, provate ad essere delle brave persone. Questo è scontato. Lo dirà un padre a un figlio, una madre a un figlio, comunque crede, in qualsiasi cosa crede. Qua sta dicendo, vedi qual è la direzione della tua vita, qual è il tuo destino. È come se io sto andando su una strada e il senso della mia direzione è sbagliato. E Gesù mi dice, guarda, io sono venuto ad indicarti qual è la via, qual è il percorso della tua vita. E badate bene che quella indicazione non è seconda. Tu puoi essere pure una brava persona, puoi essere anche un uomo per bene, una persona onesta, ma sentirti sbandato, sentirti che la tua vita non ha senso e non ha destinazione. Non sai da dove vieni, non sai dove vai, e soprattutto quando poi ti visitano i problemi nella tua esistenza. Quando arrivano i guai della vita e ti chiedi, benché sia una brava persona, ma perché è capitato? Perché mi è capitato? E Gesù dice, io sono venuto, ripetendo quello che Isaia aveva previsto per la liberazione del popolo, per portare luce là dove ci sono le tenebre. E il popolo che viveva nelle tenebre vide una grande luce. E quanta luce abbiamo bisogno noi, no? Io ne ho bisogno per avere la possibilità di non andare a sbattere, perché benché io possa essere una brava persona, una persona retta, una persona per bene, uno che tiene dei principi, oppure che sono cristiano per cultura, per tradizione, io rischio che quando non ho la direzione nella mia vita, quando non so il perché della mia esistenza e non trovo origine, struttura, accompagnamento, protezione, abbraccio, significato, e vado a sbattere quando mi manca la luce. È il popolo che camminava nelle tenebre. Isaia vede, lo vede lontano, ma sta parlando di un momento ben preciso del popolo di Israele. La Palestina è prigioniera, è attaccata dai popoli esterni. Sempre gli ebrei hanno avuto persecuzioni. L'ultima che noi ricordiamo nella giornata della memoria è l'ultima grande persecuzione, quella che hanno ricevuto nell'ultimo conflitto mondiale, dove milioni di ebrei sono stati perseguitati, tantissimi sono stati mandati ai forni crematori. Ma le persecuzioni nella storia di Israele ci sono sempre state. E Isaia pensa a quel popolo dicendo, verrà dal nord qualcuno che porterà finalmente luce e vi darà la possibilità di comprendere anche la vostra storia dolorosa. E Gesù, stranamente, ma non è strano, parte dal nord per lanciare la sfida di conversione. Io sono venuto a darvi il senso e la direzione della vostra vita. Parte dalla Galilea, voi sapete che la Giudea sta al sud e invece la Galilea sta al nord. Lui parte da quel nord, da quella visione di Isaia, e si pone a Cafarna, fa una scelta Gesù formidabile. Io capisco che per voi sentire i brani, sentire che sta a Cafarna o sta a Tiberiade, un posto va all'altro, il problema è che indipendentemente dal fatto che l'abbiamo visitato, quel posto è un posto oltre che strategico, Cafarna, perché sta in un posto di passaggio di commercio, ma è un posto nuovo, originale. Uno per annunciare il regno in quel tipo di contesto avrebbe dovuto scegliere Gerusalemme, no? Uno va là dove ci sta il tempio, i profeti, e devono arrivare direttamente là dove ci sta l'istituzione. Invece no, lui si pone proprio nella Galilea delle genti, cioè incomincia ad annunciare il Vangelo tra la diversità dei uomini. Galilea delle genti significa che lì ci stanno i romani, i greci, quelli che credono, quelli che non credono, quelli che tengono i soldi, quelli che non tengono i soldi. Cioè, lui fa una scelta, Gesù, per dire, convertitevi non ad una razza, non ad un contesto ben preciso, non ad una chiesa, ad un uomo. È venuto a chiamare te, ad un uomo, ad una donna, te, proprio te. Perché il rapporto, certo, è nell'ambito della cultura, è in ambito della scelta familiare, ma lui
se può permettere, perché lui è figlio di Dio, e dice, crede, dice, io sono quello che ti ha messo al mondo, io sono più di tuo padre, più di tua madre, io sono venuto per dirti, seguimi, perché se tu mi segui capirai e darai ragione alla tua vita. Non è questione di messe, di preghiere, di liturgie, di riti, di pratica. Sì, certo, quello fa non bene alla salute mentale, spirituale. È questione di significato. Quante volte abbiamo bisogno che questa carezza e questa presenza, sapere che qualcuno ci pensa, sapere che qualcuno ci indirizza, che non siamo soli. Quante volte abbiamo bisogno di sapere che la nostra vita ha una ragione, comunque, in ogni caso. E Gesù si mette nella differenza degli uomini, anche nella mia specifica condizione, e mi dice, io sto qua per indicarti la strada, tu mi vuoi seguire? Tu mi vuoi seguire? Ci sarebbe un lungo discorso da fare, io generalmente lo faccio ai miei studenti. Perché Gesù ha detto che i suoi compagni di cordata non sono dei pastori ma dei pescatori? Noi ci facciamo chiamare impropriamente pastori, ma Gesù non ha mai chiamato i suoi discepoli pastori, mai. Non ha detto io farò pastori di uomini, l'unico pastore è lui. Lui l'ha chiamato pescatore. C'è una ragione ben precisa. Vi faccio soltanto una parentesi, poi casomai ne approfondiamo. Perché lui sta inventando un nuovo lavoro. Le religioni hanno i pastori. Le religioni hanno i pastori. Perché i pastori irrigimentano e guidano pecore. Cioè, in altri termini, c'è uno che sta avanti e tutto il resto che sta dietro. Il pescatore fiuta il vento per andare ad acchiappare quello che non sa. Butta una rete. Pensate a sta parola com'era moderna allora, 2000 anni fa, rispetto alla rete di oggi. Butta la rete per mettere insieme pesci. Non è la stessa cosa. È quello che pesca, lui non lo sa, la qualità è diversa. I pesci sono diversi. Il pescato non è uguale. E i pecore sono tutti uguali. Vengono protette, custodite. Il pescatore invece sa che nella rete troverà pesci buoni e pesci non buoni, pesci grandi, pesci piccoli, troverà diverse razze, diverse specie. Ecco perché Gesù lancia la sfida del pescato e non del greggio. Vi farò pescatori di uomini, sta dicendo a ciascuno di noi, ma tu vuoi essere compagno mio? Io tutte le volte che leggo questo brano mi emoziono, perché c'è sta pure la mia chiamata, pure a me è passata nella mia vita, dice, tu che puoi fare? Comunico e presso a me. E quando io lo leggo, e lo leggo approfonditamente, mi accorgo che c'è qualche cosa che stona, non sa già voi, nella lettura, perlomeno nella traduzione, quando si dice, ed essi subito lasciate le reti lo seguirono, ma pare un po' strano, onestamente. Voi venite a chiedere che è sposata, che tiene figli, a suo ce l'hanno parlato. Che passa Gesù nella sua vita e subito lascia le reti e se ne va. È un po' mitico, no? Subito. Chi di voi subito? Anzi, se io facessi una domanda precisa, io ho la sensazione che come me non sapreste rispondere. Qual è stato il momento preciso in cui voi avete sentito la voce di Gesù che vi ha detto tu sei mio? Noi sappiamo ricordare tutte le voci, tutti i momenti, tutti i dati. Questa non la sappiamo, perché non l'abbiamo fatto ancora. E lui dice, subito, ma perché il testo non è così, perché non è subito. Lui chiama, e loro rispondono, ma quel subito va tradotto in maniera diversa. Quel subito è scritto in greco, è scritto eutius. Eutius. Non è che dobbiamo fare una lezione greca, ma per capirci. Eutius viene da eu, che è un avverbio, e teo, che è un verbo. Eu significa tutte le volte che dici bene, va bene,
Beh, è, tant'è vero che molto spesso diciamo, è anche noi aggiungendo, no? Ad altre parole per dire che è una cosa buona. Eu, teo, sta tutte le volte che dice correndo, come in una corsa, come in una gara. Per cui messo insieme, ben correndo significa di subito. E loro hanno tradotto e loro risposero subito. Però partecipare a una gara non significa vincerla. Partecipare a una gara, teo, non significa essere stato poi capace di portarla fino a... Uno si partecipa perché ci prova, perché si mette, come si dice, si mette in gioco, no? Allora la risposta doveva essere: ed essi si misero a seguirlo provandoci, mettendosi in gioco. Che cos'è il discepolato? È il mitico dire: Signore, sono tuo, sto qua, farò tutto quello che dici. Certo, idealmente è così. Io mi metto alle tue calcagne e provo a mantenere il tuo passo, sapendo che non lo avrò mai. Tu nel frattempo, io ci provo. Quando ho il passo tuo, va bene. Se rallento, aspettami. Se mi fermo, vieni a provocarmi perché io possa riprendere il percorso. Se sbaglio strada, corrimi dietro e acchiappami. Tu mi chiami, io con l'opzione fondamentale ti dico sì, Signore, ti voglio seguire, ma non guardare il mio passo, abbi pazienza con me. Tu vuoi essere mio discepolo? A ognuno di noi la risposta. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Credo. Adesso impartisco che una benedizione, non ha benedizione in questo nostro tempo. In questi giorni sento qualcuno che dice: speriamo che questa nuova misteriosa malattia non arrivi pure qui. Io dico: già è arrivata, perché basta che c'è un uomo soltanto che è stato colpito, già è arrivato. Non è che noi, certo, preghiamo perché, ma il fatto che ci siano delle persone che ne stiano soffrendo già è un problema. Dobbiamo pregare perché si fermi, perché si trovi una cura, perché ci sia la possibilità, non perché ne siamo semplicemente risparmiati, ma perché l'umanità non ne abbia a soffrire. Dovrebbe essere sempre questa la concezione: se c'è una sola persona che soffre, sto soffrendo pure io. Questo è, preghiamo allora per questo. E questa settimana, se riusciamo ad offrire qualche piccolo, una volta si parlava di fioretti, qualche piccolo sacrificio per muovere ancora di più l'energia d'amore, perché chi sta cercando, ricercando, trovi un vaccino, facciamolo, preghiamo per l'umanità. Il Signore sia con voi, possa la strada venirti incontro, possa il vento sospingerti dolcemente, possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizione. Possa il sole illuminare il tuo volto, la pioggia scendere lieve sul tuo capo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. In nome del Signore, andate in pace.